È partito proprio il 22 di questo mese nel cuore del sud-est siciliano la prima edizione del campo estivo europeo per bambini sordi. Ne parliamo assieme al responsabile organizzativo Andrea Burgio. Andrea, il linguaggio dei segni non è internazionale come si pensa? Sì, la lingua dei segni ha una propria lingua per ogni paese, perciò queste lingue dei segni hanno una le lingue dei segni internazionale che è unica, che si trova qui durante nei campi, quando si fanno dei cambi culturali. Quindi l'obiettivo di questo campo è creare aggregazione a 360 gradi. Sì, aggregazione, attività ludiche, ricreative, facendo in modo di integrare i bambini sia dell'est, sia dello Scandinavia, degli altri paesi europei, che sono partecipi circa 16 paesi europei. Così come si insegnano le lingue straniere a scuola, potrebbe essere utile fare un corso per i bambini normodotati del linguaggio dei segni? Sì, è molto importante fare partecipare le scuole, anche associazioni per i bambini, fare in modo di fare corsi di sensibilizzazione conoscente la lingua dei segni. Che attività svolgete voi per favorire l'aggregazione sociale all'interno della vostra associazione in provincia di Siracusa? Allora, io come responsabilità sono un consigliere nazionale del Comitato Giovani, che in questo ho il ruolo di fare delle attività con i miei colleghi, che c'è anche il Presidente, in questo momento è fuori sede, e facciamo delle attività di camping a livello nazionale.